Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra web TV. Siamo qui per l'appuntamento quotidiano con il calciomercato. Con noi il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe e buongiorno ai nostri amici. Giornata molto importante, cruciale per il calciomercato, in particolare per l'Inter. Marco Branca è volato a Londra per una trattativa molto interessante e intrigante che riguarda Maicon da una parte, che interessa naturalmente al Chelsea, ma poi la possibilità di portare in nerazzurro elementi che piacciono moltissimo a Mourinho, cioè esattamente Deco e Carvalho. Le cose stanno così, Beppe, vedremo dall'evoluzione della situazione se questa trattativa incrociata possa andare in porto. La sensazione è che un accordo possa essere trovato se il Chelsea confermerà di pagare 30 milioni di euro per il cartellino di Maicon. Questa è la discriminante alla quale fatalmente si saldano le posizioni di Deco e di Carvalho, che come dicevi tu sono due giocatori particolarmente richiesti da Mourinho. Ma proprio stamane la stampa inglese ha anche evidenziato come Branca avrà un incontro nella capitale londinese con i dirigenti dell'Arsenal per Adebayor, l'attaccante che piaceva molto al Milan, che piace molto ad Ancelotti, che lo avrebbe inserito nella lista dei possibili acquisti per il suo Chelsea, ma che in questo momento potrebbe suscitare l'interesse della stessa Inter. C'è un movimento fittissimo, certo, sull'asse Milan-Londra e non solo sulla seconda interista. E a proposito di Milan e di Ancelotti e di Chelsea, Drogba potrebbe essere messo sul mercato. È chiaro che sta cercando Ancelotti di riprodurre una squadra su immagine e somiglianza e vorrebbe Pato dal Milan. Tu ricorderai, Beppe, lo ricorderanno i nostri amici navigatori, quando prima della Confederations Cup Pato suscitò un notevole scalpore con le sue dichiarazioni a sorpresa: devo parlare con Ancelotti e poi deciderò il mio futuro. Quindi legatissimo. Dichiarazioni assolutamente, come dire, inattese, anche perché Ancelotti non è più l'allenatore del Milan, ma è Leonardo. Ieri il brasiliano ha ribadito questa convinzione. La sensazione è che siccome Drogba continua a non firmare il rinnovo del contratto con il Chelsea e intende avere da Ancelotti la garanzia di giocare titolare, può darsi che questo sia il motivo che possa portare alla separazione dell'ivoriano dal Chelsea ed un suo clamoroso approdo al Milan. Personalmente io credo che questo non sarebbe un affare per il Milan, perché cedere Pato, 19 anni, individuato da Berlusconi come l'erede naturale di Kakà, per un giocatore trentenne, certamente fortissimo, qual è Drogba, che peraltro però deve scontare una squalifica in Champions League legata al tumultuoso finale di partita con il Barcellona nella semifinale di Stamford Bridge, io credo che questo non sarebbe affatto un affare per il Milan. Ecco, però al Milan in questo momento fa gola a tanti personaggi importanti del calcio mondiale, si sono offerti proprio la società rossonera, Luis Fabiano e anche Fabregas, due pezzi da 90. Nonché il mitico Dzeko, mitico perché per i tifosi del Milan ha già un'icona raffigurante, cioè proprio il Dzeko, portafortuna, perché l'attaccante bosniaco del Wolfsburg, campione della Bundesliga, sabato intende discutere con i dirigenti tedeschi il suo futuro. Deve rinnovare il contratto, si ostina a non volerlo rinnovare, potrebbe sfruttare l'articolo 17 del regolamento FIFA, in base al quale, essendo al terzo anno consecutivo di rapporto con la stessa società, qualora non rinnovi il contratto, potrebbe accasarsi altrove e a questo punto la sua società di appartenenza non incasserebbe più un indennizzo per il suo trasferimento, cioè non potrebbe cederlo alla cifra pattuita, ma incasserebbe invece una somma calcolata dalla stessa FIFA. È una situazione piuttosto intricata, c'è la volontà del giocatore di andare al Milan, così come Luis Fabiano, che è stato il giustiziere dell'Italia nella Confederations Cup, che però ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro, stamane il suo procuratore ha tenuto a sottolinearla, e anche Fabregas, che è il regista dell'Arsenal, colui che ha preso il posto di Vieira quando i londinesi avevano ceduto il giocatore alla Juventus. Fabregas, che non trova molto spazio né nella nazionale spagnola, perlomeno allo stato attuale, né tantomeno teme di non trovarne altrettanto nel futuro dell'Arsenal. E qui naturalmente il discorso si potrebbe collegare ad un'eventuale partenza di Pirlo. Esattamente, sono strettamente collegati, così come Beppe ha fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché qualora Pirlo venisse ceduto al Chelsea, ed è una trattativa che è stata intavolata,
il Milan potrebbe andare su D'Agostino, che è il regista, emergente, centrocampista emergente dell'Udinese, che aspetta una risposta dalla Juventus, ma potrebbe profilarsi un derby sull'asse Juventus-Milan in chiave udinese proprio per D'Agostino, se Pirlo venisse ceduto al Chelsea. Bene, staremo a vedere come evolvono tutte queste trattative. Grazie intanto, Xavier Iacovelli. Grazie a te, Beppe, ai nostri amici. Ai prossimi appuntamenti col calciomercato.